Ieri abbiamo pubblicato un video in cui si vede sul Ponte della Libertà a Venezia una persona agitare un bastone e io un attimo cadere all'improvviso a terra, attorniato dalla polizia. La polizia che lo stava affrontando è intervenuta dopo numerose segnalazioni da parte di persone che non sapevano cosa stesse accadendo e cosa questo scalmanato avesse in mente o se volesse fare del male a qualcuno o cos'altro. Ha utilizzato un taser per renderlo inoffensivo, farsene carico prima che potesse farsi male o far male a qualcun altro. I commenti sul video sono nella stragrande maggioranza a favore della polizia, che comunque spesso si trova ad armi non sempre pari. Un lavoro ben fatto a tutela della sicurezza dei cittadini. La violenza sta subendo un'escalation continua, quindi è più che giusto che le forze dell'ordine possano utilizzare strumenti per tutelare e proteggere. In questi giorni si parla tra l'altro della body cam integrazione della divisa degli agenti in azione di pubblica sicurezza, integrazione che non sarà obbligatoria ma per chi vorrà. L'emendamento nel decreto di legge sicurezza che prevede l'uso della body cam sulle divise dei poliziotti rappresenta un significativo passo in avanti verso una maggiore trasparenza e fiducia tra le forze dell'ordine e i cittadini. L'utilizzo dello strumento garantirà una maggiore sicurezza per gli agenti durante i servizi di ordine pubblico, ma offrirà anche una protezione fondamentale per i cittadini, rafforzando la trasparenza e il rispetto dei diritti in ogni interazione. Dunque, tra le notizie di questa mattina, così vari sapete, dico sempre, avete pazienza, ormai l'età, Teresina, sapete che guardo e leggo abbastanza, insomma, fra le notizie di questa mattina che più mi hanno colpito è quella che praticamente su tutti i media, Corriere della Sera, ANSA, Repubblica, eccetera, eccetera, parlano di questa stretta del governo che vuole praticamente mettere fuori legge la cannabis light, in pratica. E tutti questi vari notiziari dicono sono a rischio, c'è un giro di affari tra 11.000 e 15.000 persone, anzi il giro di affari scusate di 500 milioni, ci sono 800 aziende che la producono e 1.500 sono specializzate nella trasformazione. E quindi praticamente siccome il governo ha l'intenzione di mettere fuori legge anche la quantità inferiore a 0,6 THC, e il tetraidrocannabinololo, scusate la pronuncia, il cui principio attivo è responsabile degli effetti psicotropici della sostanza, rischia. Speriamo, non rischia, speriamo che venga resa equiparata alla cannabis illegale, però loro dicono in senso di speranza, non subito perché l'approvazione del decreto sicurezza slitta all'8 settembre. Ecco, allora, al di là che il mio intervento è sicuramente di parte, ma no, non è che chi dà notizie, dà comunicazione non deve dire il proprio parere, lo può dire, l'importante è che si sappia che è un'opinione in questo caso. Ecco. Allora, la notizia è che il decreto sicurezza vuole rendere la cannabis, quella light, illegale e che però diciamo che c'è ancora un periodo perché si va all'8 settembre. Allora, è un argomento molto complesso. Sappiamo che questa sostanza in certe dosi è di sollievo a alcune persone che hanno tutta una serie di problematiche di salute e quindi va a alleviare le proprie sofferenze, però purtroppo per esperienza non diretta ma indiretta, è un viatico per la droga. E siccome noi abbiamo non solo a Chioggia ma dappertutto un problema di droga molto importante, bisogna cercare di fermarlo. Allora, siccome qualcuno dice, ma il governo così favorisce il nero, i delinquenti, perché poi ovviamente dice, se lo fa illegale vanno diciamo, al mercato, dai criminali, no? Dagli spacciatori, eccetera. È vero, ma il problema non è questo, il problema è che le pene, mi permetto, scusatemi, le pene per chi spaccia sono troppo leggere. Perché se chi a un certo punto lo trovano spacciare, si becca 4 anni di galera secchi, secchi, senza condizionali, senza niente,
Io credo che probabilmente non saremo nella situazione che siamo adesso, dove c'è la droga che gira a raffica, dove ci sono tante persone, giovani e meno giovani, che sono rovinate, che poi vanno a spaccare, a spacciare, a rompere, a rubare, e tutta una serie di cose. Quindi, a mio avviso, questo, ripeto, il mio parere personale, speriamo che il governo la renda illegale e che queste 15.000 persone si trovino un altro lavoro. Non è un problema, andate a fare un altro lavoro. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Buongiorno a tutti. Oggi facciamo due parole sulla grande polemica suscitata dall'incontro di boxe alle Olimpiadi da parte dell'italiana Carini contro l'atleta algerina. Ora, guardando l'atleta algerina si capisce che c'è qualcosa, tra virgolette, che non va. Io non voglio entrare nel merito di quali sono i parametri del CIO, piuttosto che è chiaro che era stata esclusa anche dagli ultimi mondiali per un livello di testosterone molto elevato e che le rende il suo fisico molto più simile a un fisico maschile che non a uno femminile. È stata ammessa alle Olimpiadi, viene considerata un'atleta intersex, cioè non è una trans, è una donna che ha però dei cromosomi maschili. Ora, che questa cosa sia un processo naturale, un caso naturale o una cosa studiata, non lo sapremo mai probabilmente. Certo è che sono in dubbio due fattori. Il primo, questi cromosomi maschili le danno un indubbio vantaggio nei confronti delle altre donne. Tant'è che la stessa Premier Meloni, presente al Villaggio Olimpico, ha detto che varrebbe la pena che tutte le atlete fossero messe sullo stesso livello. Invece così non è. Lei ha sicuramente un vantaggio competitivo, che è il motivo per cui era stata esclusa dai mondiali, dagli ultimi mondiali. Un altro punto di vista, però, a prescindere da tutte le varie cose, la necessità dell'inclusione, eccetera, eccetera. Un altro punto di vista è il fatto che in altre occasioni questa stessa atleta comunque non è che abbia sempre stravinto, è stata battuta da donne. E l'impressione che ho avuto io, adesso mi si scateneranno contro tutti, è che la nostra atleta comunque abbia rinunciato immediatamente. È vero, ha preso un pugno forte, però stai facendo pugilato. Allora, ti batti contro un atleta che ha probabilmente un indubbio e magari ingiustificato vantaggio competitivo, però mi pare che abbia prevalso ancora una volta la volontà, scusatemi la franchezza, non dico di fare polemica, ma di dare spettacolo. Quindi lei è troppo forte, abbandono. Sui social già il giorno prima si diceva deve consegnare i guantoni, non deve scendere sul ring, non deve salire sul ring, scusate, e cose del genere. Purtroppo anche in questo caso si parla e si parte sempre da posizioni ideologiche. Ha un vantaggio competitivo? Sì, allora non va ammessa. Una volta che però viene ammessa, qua poi bisognerebbe ragionare su quali sono i regolamenti, perché è indubbio che abbia un vantaggio competitivo. Se viene ammessa, però le provi tutte e cerchi di giocartela. Questo è il mio personale punto di vista. Molti di voi probabilmente non lo condivideranno, ma siamo qui per discutere. Grazie e buona giornata. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Il sindaco di Chioggia Mauro Armelao ha espresso soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto della mozione che riconosce lo status di comunità marina, sottolineando che questo riconoscimento è un tributo al lavoro instancabile del G20 Spiagge. La mozione impegna la Giunta regionale a supportare l'adozione di una legge nazionale che riconosca, sostenga e valorizzi città balneari e comunità marine.
Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, coordinatrice del G20 Spiagge, ha apprezzato il sostegno proveniente dalla principale regione turistica italiana, il Veneto appunto. Ha ricordato l'incontro con la Commissione Cultura e Turismo, dove i sindaci rivieraschi del Veneto hanno presentato le loro istanze, ottenendo comprensione da parte di tutti i partiti. La mozione impegna la Regione Veneto a promuovere azioni presso la 10ª Commissione parlamentare per ottenere il riconoscimento delle comunità marine per tutte le località balneari italiane. Queste località, caratterizzate da un basso numero di abitanti durante l'anno, vedono crescere significativamente la popolazione con l'arrivo dei turisti estivi, raggiungendo picchi molto alti di residenti. La proposta di legge era stata inizialmente avanzata dai comuni del G20 Spiagge, che attraggono il 12% delle presenze turistiche in Italia. L'unanimità del Consiglio regionale del Veneto testimonia il forte sostegno trasversale per affrontare le sfide delle località marine e mantenere la competitività internazionale. Si spera che lo stesso consenso si riscontri nella conferenza delle regioni e in Parlamento. AF Energia, ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.